Allora, abbiamo preso, peraltro prima dai giornali e poi diciamo in via ufficiale attraverso la notifica agli avvocati, che il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha annullato l'atto di proclamazione degli eletti. Questa sentenza è una vergogna, perché è una sentenza che colpisce i cittadini piemontesi che hanno validamente espresso il loro voto nel 2010, perché in discussione non è mai stato il risultato delle elezioni, mai, non c'è un problema di riconteggio dei voti. E dunque questa sentenza colpisce il voto liberamente espresso dai cittadini piemontesi. In più questa sentenza arriva dopo quasi 4 anni, quindi voi capite in che sistema siamo. Cioè, si svolgono le elezioni, i tribunali ammettono le liste elettorali, perché queste liste sono state ammesse dai tribunali, e dopo 4 anni arriva una sentenza di questo tipo. In più si valutano irregolarità collegate alla presentazione di una lista di una parte, e non si valutano le irregolarità che ci sono state accertate con sentenze passate in giudicato. Addirittura c'è un provvedimento della Cassazione che riguarda una lista dell'Abresso che ordina la cancellazione di questa lista da tutte le schedi, tutte e 8 le circoscrizioni elettorali. Quindi chi oggi canta vittoria dovrebbe spiegare le irregolarità delle proprie liste. Io da quando sono stato eletto Presidente della Regione sono stato oggetto di una persecuzione senza pari, dal primo giorno, ogni giorno una persecuzione che peraltro arriva da parte della sinistra, che usa sempre i soliti metodi, e cioè siccome non riesce a vincere le elezioni con il voto popolare, pensa di sovvertire il risultato utilizzando l'arma giudiziaria, e questa è una costante ormai, è diventata ormai una costante. Cosa farò? Cosa faremo? Lo faremo come maggioranza compatti, perché oggi ci siamo riuniti. Ovviamente chiederemo giustizia, una giustizia vera, quindi faremo ricorso al Consiglio di Stato contro questa sentenza vergognosa, assurda, e io continuerò a fare il governatore, mentre ci sono persone lautamente pagate che lavorano per distruggere, io invece continuerò a lavorare per costruire, a lavorare nell'interesse dei piemontesi. Tenete conto di una cosa, che questo provvedimento vorrebbe avere l'effetto di gettare il Piemonte nel caos. Noi siamo in un momento particolarmente delicato, una crisi economica fortissima, c'è un lavoro di risanamento che abbiamo fatto, evidentemente abbiamo toccato degli interessi, molti interessi, e quindi si vuole bloccare questo. Noi non lo accettiamo, io non lo accetto come Presidente di questa Regione, e quindi andrò avanti, continuerò a governare chiedendo giustizia, la giustizia da parte dell'organo, in questo caso superiore, che è il Consiglio di Stato. Voi pensate che dobbiamo approvare il bilancio, che abbiamo provvedimenti importantissimi, ma voglio dire, ma dopo 4 anni, ma un minimo di senso di responsabilità. Mi fermo qui, farò questo, continuerò a fare il governatore, esco di qui e vado a lavorare per costruire. Bravissimo. Bene.